siamo alle Terme di Milano con Solly Cohen della Reed Exhibition, cioè parliamo di fiere, perché oggi qui avete presentato una fiera importante per Milano. Ci dice di che si tratta? Certo, abbiamo presentato oggi la terza edizione di Intercharm, che è la fiera dedicata al mondo del beauty e del cosmetics, che si terrà in Fiera Milano City dal 6 all'8 ottobre di quest'anno e che ospiterà una serie di eventi molto importanti nei vari comparti della bellezza, dall'acconciatura al trucco, alla cura delle unghie e così via. La bellezza, dunque, la parola bellezza, chiave. La bellezza è al centro, ma è una visione dedicata agli operatori del settore. Nasce da un'omonima fiera che il gruppo Reed Exhibitions organizza in Russia, che si chiama Intercharm Mosca, e che abbiamo appunto portato e sviluppato in Italia col nome di Intercharm Milano. Nonostante la crisi, questo settore non decresce, quindi siamo più attenti al nostro benessere. Direi proprio di sì, anche i dati ufficiali che sono stati comunicati dalle associazioni di categoria qualche settimana fa denotano una minore decrescita nei beni di consumo per la persona rispetto a tanti altri settori, il che effettivamente ci può far dire che in momenti di difficoltà come tutti li stiamo vivendo, il dedicarsi alla propria persona è un segno di ottimismo che vogliamo darci. Siamo diventati più vanitosi o che cosa? Ma direi forse sì, più vanitosi, più attenti e soprattutto più desiderosi di cercare ottimismo partendo da noi stessi. Che cosa si intende per questo comparto? Cosa c'è dentro? Dal parrucchiere al pedicure? C'è l'acconciatura sicuramente, che riguarda il mondo dei capelli, alla cura delle unghie, che è una specialità che si sta diffondendo con grandissimo successo, alla profumeria, al make-up, quindi al trucco, al packaging dei prodotti, tutto quello che riguarda la filiera completa. Uomo e donna? Uomo e donna. Con l'uomo che cresce o no? L'uomo sta crescendo e direi che in manifestazione si vedono anche molti modelli, oltre che modelle che negli stand presentano i prodotti. Però è sempre la donna a primeggiare, siamo distaccati ancora di parecchio, o no? Siamo 80-20, ecco. E adesso si parla anche di spa e addirittura di day spa, cioè vado un giorno e non più una settimana o un weekend a farmi i massaggi e le coccole. Esattamente, quando non posso farlo un giorno, per un giorno intero, anche qualche ora, e quindi proprio il concetto della spa di vicinanza, diciamo, a chilometro zero, è molto importante. Quindi è una formula che si sta sviluppando e di cui abbiamo presentato un progetto in cui rappresenteremo esattamente questo tipo di concetto durante la fiera in ottobre. Dunque, Fiera Milano, Milano City, dunque in centro, a ottobre. Ottobre, dal 6 all'8 ottobre. Di diverso rispetto ad altre fiere del settore, per esempio quella di Bologna, giusto? Di diverso sicuramente la dimensione, siamo alla terza edizione e loro hanno più di 40 anni di storia alle spalle, ma abbiamo scelto volontariamente di avere un concetto di estrema qualità e di estrema attenzione al pubblico professionale, a cui proponiamo una serie di eventi che accompagna la loro attività tutto il giorno, quindi non è soltanto una passeggiata nei padiglioni a passo di carica come può avvenire in manifestazioni molto più grandi, e il gruppo Reed in altri settori non organizza sicuramente, ma in questo settore specifico il posizionamento è sulla estrema qualità che viene proposta. Dal punto di vista economico, ultima domanda, su quale comparto, segmento lei scommette? Su quale comparto? Del vostro settore? Sull'acconciatura, sì. Molto l'acconciatura, anche perché ospitiamo per la prima volta in Italia dopo moltissimi anni i campionati del mondo di acconciatura organizzati dalla più grande associazione mondiale, che raggruppa 600.000 saloni di acconciatura nel mondo, e hanno scelto Milano e Intercharm per essere la sede di quello che loro chiamano la Hair World 2012. Per saperne di più c'è un sito di Intercharm? Certo, www.intercharm.it. Perfetto, grazie, in bocca al lupo. Grazie.